Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 7. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao! Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting Stagione 7, episodio numero 78. Questo episodio dà il colore ufologico. Se vorrete potrete andare ad approfondire questo breve podcast con due bloggate. Il primo URL vi porta direttamente alla bloggata Dibattiti UFO dal 48 al 1994 al 1998 sino al 2018, mentre la seconda bloggata ha un tema simile, è Dibattiti UFO Galaxy Science Fiction 1950 contro 2017 TVR Teleitalia Ufologia contro Scienza. Dunque, cosa vi posso dire? Innanzitutto queste due bloggate danno un'analisi campionaria di quale era, diciamo, l'opinione del tempo negli anni in cui praticamente questi documenti sono riferiti su che cosa potevano essere, diciamo, gli UFO o comunque che cosa si potesse celare dietro il fenomeno degli avvistamenti UFO che dal 47 in poi ebbe praticamente a detonare. Dunque, sulla rivista Amazing Story del 1948 compare tra i tanti racconti di fantascienza e le varie rubriche un pezzo dal sapore ufologico che ha attirato la mia attenzione. Il testo è utile per campionare appunto quale fosse il pensiero dominante e il contesto del 1948 sulla faccenda Flying Saucer, appunto all'epoca ancora nemmeno si chiamavano UFO. L'articolo fu scritto da Marx Kane, che però era uno pseudonimo. In realtà l'autore dell'articolo è Stuart James Byrne, un autore di fantascienza americano. Se vi interessa potete andare a leggervi l'articolo sia in originale quanto in italiano, che io ovviamente l'ho tradotto. Si chiama 14 Aspects of the Flying Saucer di Marx Kane nel 1948. Aspetti fortianici degli UFO, comunque dei dischi volanti, scritto da Marx Kane nel 1948. Che cosa vi posso dire? Dunque, vediamo un po'. Commenti al testo. Ecco, praticamente nel testo del 1948, che risente delle conoscenze del 1948, dell'educazione del 1948, del livello di informazione del 1948, l'autore Max Kane cita l'energia atomica come la potenziale propulsione di questi mezzi. È, diciamo, si può dire un inizio di una qualche razionalità ufologica, che però purtroppo finisce per essere spenta nel delirio della paranoia del 1948. Energia atomica non sviluppa sufficiente energia per sostenere un viaggio interstellare, permettendo l'accelerazione di una nave spaziale ad una frazione ragionevolmente vicina alla velocità della luce, senza la quale un viaggio interstellare non avrebbe nemmeno molto senso, perché molto basse sarebbero le speranze di raggiungere sani e vivi senza subire guasti durante il viaggio. Se gli alieni ci hanno già visitato in passato, allora sono sicuramente entità amichevoli, altrimenti la Terra sarebbe già stata invasa e gli umani sarebbero già da secoli nelle scatolette di carne spaziale vendute nei discount marziani. Nella mia bloggata, sempre nel primo link, trovate due interessanti filmati, uno del 1994 di Rai 2, cronaca in diretta Dibattiti UFO, e un altro è di Antena 3 Silenzio Stampa, Dibattito UFO e Ufologia del 1998. Dunque, commento. Nel pacato dibattito in trasmissione, ben condotto dal conduttore, il professore del CICAP volutamente ignora l'antimateria ed i reattori ad annichilazione,
come fonti di energia per sostenere un lungo viaggio spaziale con velocità prossime a quella della luce. L'UFO del caso Cecconi il 18 giugno del 1979, ormai lo sanno anche Sassi, era un UFO solar e non è degno di interesse ufologico. Il caso Zanfretta del 1978 è uno dei casi di rapimenti alieni molto ben documentato in Italia ed è assai significativo a mio avviso il comportamento negazionista del professore del CICAP, il quale sorvola ed ignora nel caso Zanfretta, onde evitare di confrontarsi con una marea di evidenze concrete, dalle testimonianze di eventi plateali, quindi multiple testimonianze di soggetti anche che non si conoscevano in luoghi diversi ma contemporanei alla stessa ora, quindi tali da generare un contesto di indizi che sono ottimamente documentati e che ebbero persino a causare un'inchiesta della magistratura genovese aperta contro ignoti, quanto un fax di allerta dei carabinieri che si riverberò anche nei reparti dell'aeronautica militare nel lontano 1978. Ora tutti questi fatti fanno paura e quindi il professore del CICAP nei filmati che vi ho evidenziato ci sorvola come se queste cose non esistessero. Omissis di fatti, va bene. Poi dopo c'è un'interessante conferenza del 22 ottobre 2018, l'audio non è eccezionale ma comunque è interessante, Meeting di Rimini alla ricerca di civiltà extraterrestri, il programma SETI e le sue implicazioni. Vi consiglio di visionarlo perché è abbastanza interessante, perlomeno come elemento multimediale di contesto intorno al 2018. Per quanto riguarda l'ultimo links, dibattiti UFO Galaxy Science Fiction del 1950 contro 2017, TVR Telitalia nella trasmissione Ufologia contro Scienza, anche questo è un altro dibattito in cui pongo a confronto quello che si scrisse su Galaxy Science Fiction nell'ottobre 1950, che appunto fu pubblicato un articolo d'ufologia scritto dall'autore di fantascienza Willie Ley. Il pezzo doveva fare da apripista per un concorso organizzato dal magazine Science Fiction per invogliare i lettori a discutere e poi a produrre racconti di fantascienza. L'articolo quindi del 1950 affronta con l'ottica del 1950, con la cultura e l'educazione e la scienza del 1950, la questione degli avvistamenti UFO, che all'epoca appunto si chiamavano ancora Flying Saucer. Che cosa si può dire? Il testo del 1950 risente delle limitazioni scientifiche del tempo, ha tuttavia un approccio interessante in quanto è freddo e razionale e merita a mio avviso di essere tradotto, appunto, per un pubblico italiano che non conoscesse l'inglese, essendo l'articolo scritto da un autore di fantascienza che però all'epoca era scevro delle minchiate fuffalogiche che poi saranno asperse dalla fuffalogia della ufologia con l'ipotesi psicosociologica, ipotesi dei campi magnetici, ipotesi parafisica, ipotesi temporale, il delirio intraterrestre. Queste sono tutte ipotesi ufologiche, fuffalogiche post 1950 che non vi troverete traccia di queste linee di pensiero nel documento su Galaxy Science Fiction, che invece ha un taglio razionale e ve lo consiglio, ovviamente del 1950, risente dei limiti del 1950 ma comunque è interessante. Poi c'è un dibattito nel 2017 su TVR Telitalia, Ufologia contro Scienza, che è diciamo un interessante dibattito da vedere. Che cosa si può dire a commento? Dunque, per dimostrare il traffico alieno sulla Terra non servono 1.099.000 statistiche UFO di eventi eterogenei, perché gente dice che vede
cose strane, quindi si sommano le mele con le pere, con i peperoni, con le luci di auto, con gli aerei, con i satelliti, con tutto quello che vi pare, e poi ci si calcola la media. Ecco, una dimostrazione così con statistiche eterogenee non serve a niente, e non servono nemmeno le narrazioni di fantascienza derivate dalle adduzioni aliene. Che cosa serve invece? Ecco, servono, bastano e sono sufficienti 1, 2, 3 o 4, 5 casi ben documentati, solidi, e quindi tali da poter esprimere una valutazione sul caso in modo che sia reale e misurabile, e in modo da poterlo studiare ed evincere se quanto è avvenuto è reale, e se è reale ovviamente se esistono dei mezzi terrestri che possono replicare le caratteristiche tecniche e le performance osservate. Se non ce ne sono, nemmeno, diciamo, facendo una estrapolazione sulla frontiera tecnologica, è evidente che si tratta di fenomenologia di tecnologia ETH. Quindi le discussioni sono chiuse. Io vi rinvio poi, se vi interessa, a altre bloggate simili, dove appunto discuto del tema delle visite aliene in modo che sono sporadiche, perché appunto le distanze siderali sono amplissime e soprattutto sono geograficamente sparse. Ok, questo è più o meno il succo rapido e breve delle due bloggate che, se vi interessa, sono indicative del pensiero dal 48, 49, 50 e via dicendo, anni poi successivi, quindi 47, 48, 94, 2008, 2017, 2018. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.